un'opportunità che possiamo valutare e si spera cogliere. È stato invocato più volte, do adesso la parola a Paolo Meggianelli di Alfa Lombardia, che ci farà un quadro locale delle emissioni e atmosfere qui nella nostra città. Grazie. Bene, abbiamo parlato dei consumi, delle emissioni energetiche, vediamo ora come questo, quali conseguenze si hanno sulle emissioni. Questo vale per Como, così come per tutti gli altri comuni della regione Lombardia. Si ottiene un file che, riordinato opportunamente, ci può dare le quantità assolute emesse nel territorio per ciascun inquinante di interesse, quindi abbiamo preso un set, e per il cosiddetto macro settore. Quindi il quadro di emissione potrebbe essere semplicemente l'insieme di questi numeri. Però questi per il momento sono numeri, sono dati, il problema è riuscire a interpretare questi dati. Allora, una prima operazione, se vogliamo anche piuttosto semplice, è andare a vedere, esprimerli in termini percentuali per poter comprendere, ed è la tabella sottostante, quali sono per ogni inquinante di interesse i macro settori che più incidono per ciascun inquinante. Vediamo il caso, per esempio, per quanto riguarda CO2, vediamo che la combustione non industriale e il macro settore trasporto su strada sono i macro settori prevalenti per queste emissioni, quindi ci comincia a identificare dove eventualmente si deve andare a intervenire. Questo vale, si può fare per tutti gli inquinanti. Sì, va bene. Questo è già una buona informazione, non riusciamo ancora a capire se in termini assoluti le quantità che sono espresse nella tabella superiore sono tante o poche, grandi, rilevanti o meno rispetto magari ad altri territori limitrofi o comunque territorio regionale. Allora, il primo passo, la prima elaborazione che siamo andati a fare è andare a vedere quanto emette il solo comune di Como, per esempio, rispetto al totale della provincia di Como. E quindi vediamo che c'è una situazione piuttosto diversificata. Per quanto riguarda CO2, il comune di Como emette circa il 14% di quanto viene emesso in tutta la provincia, magari per altri inquinanti. Magari per il biossido di zolfo ne emette, tra virgolette, solo il 2%. Vabbè, ma questo è un dato, se si vuole, sì, è interessante, ma ancora non ci spiega bene la situazione, perché la provincia sicuramente è un territorio più grande, quindi il confronto è relativo. Allora, un altro tipo di elaborazione che siamo andati a fare è questo, cioè andiamo a parametrizzare le emissioni nel nostro territorio rispetto a un qualche parametro. Ecco che adesso le cose si complicano. Quale parametro? Un parametro potrebbe essere l'estensione del territorio, un altro parametro potrebbe essere il numero di abitanti del nostro territorio. I risultati espressi in questi due modi cambiano tanto. Vediamo, per esempio, se andiamo a vedere in termini di superficie del territorio e andiamo a prendere in considerazione quindi le barre rosa, vediamo che
Como ha, cioè CO2 in particolare come riferimento per oggi, emette fino a 5 volte di più della provincia di Como se consideriamo le emissioni per superficie. Anche questo, se volete, è quasi un po' scontato. Il comune di Como è un comune piuttosto denso rispetto al resto della provincia. Se invece andiamo a considerare il numero di abitanti come certamente più densamente popolata rispetto al resto della provincia, ecco che il rapporto cambia completamente e nel caso specifico del biossido di carbonio vediamo che ciascun abitante della provincia, del comune di Como, emette in termini relativi tanto quanto ciascun altro abitante della provincia di Como. Se andiamo a vedere invece per gli altri inquinanti, generalmente ciascun abitante del comune di Como emette un po' meno rispetto a quello che accade nella ciascun altro abitante della provincia di Como. Ecco, già questo dato che sono apparentemente in contraddizione, no, in realtà non è una contraddizione, è un modo diverso per vedere il carico emissivo, e questo ci rende da un lato della complessità del problema e dall'altro come molta attenzione ci vuole quando si vanno a interpretare il dato puro delle emissioni, per poterlo poi interpretare in termini di, sia di sorgenti, ma questo è un po' più facile, lo sappiamo, in altri settori prevalenti, no? Ma anche di carico emissivo, di importanza di carico emissivo rispetto al resto del territorio. Perché non abbiamo una soluzione, non è che valutare le emissioni in termini di numero di abitanti piuttosto che in termini di superficie sia corretto l'uno più corretto l'altro, no, dipende dall'aspetto che ci interessa affrontare, non c'è la soluzione, non c'è una soluzione assoluta che va bene. Mi permetta un'osservazione, prego. Il rapporto territorio abitante vuol dire che è come l'aria è velenosa, è di una velocità incredibile proprio per gli effetti della concentrazione. Allora, su questo, questo è un grande problema, questo serve un altro passo per arrivare a fare questo tipo di formazione. Qual è l'altro passo? L'altro passo è: un conto sono le emissioni, un conto è la qualità dell'aria. Le emissioni si riferiscono a quello che viene prodotto in quel territorio, la qualità dell'aria dipende da quello che accade dagli inquinanti emessi a camino e tutto il resto che va sia dalla meteorologia, e va bene, ma c'è un altro elemento che dobbiamo tenere molto ben presente, lo anticipo, vale un po' di più per la pianura padana, la zona prealpina soffre un pochino meno di questo aspetto, però le distanze sono minime. Allora, quando parliamo di bava di vento, noi diciamo che in pianura abbiamo spesso bava di vento, ci riferiamo a bava di vento è un metro al secondo, un vento di un metro al secondo è considerato bava di vento. Un metro al secondo nell'arco di un'ora sono 3,6 km orari, quindi nell'arco di un'ora la nostra massa d'aria si sposta di 3,6 km orari quando abbiamo bava di vento. Il che significa che, immaginiamoci il caso tipico delle Vespe, quindi diciamo che per 12 ore la massa d'aria va in una direzione e poi per 12 ore la massa d'aria torna indietro, semplifico un po', ma ci serve l'ordine di grandezza. In 12 ore per 3,6 km orari vuol dire 40 km, quindi vuol dire che quello che noi stiamo respirando fuori, qui fuori, non è il risultato semplicemente delle emissioni che sono state emesse in questo territorio, ma è il risultato delle emissioni che in qualche modo sono state emesse su una porzione di territorio il cui raggio, la cui distanza d'azione è dell'ordine della decina di chilometri, cioè parliamo di 10, 20, 30 chilometri, poi dipende dalla situazione. Tant'è vero che proprio per questo problema siamo stati costretti a definire un nuovo concetto, lo chiamiamo il bacino aerografico di riferimento,
che è un po' quello che si fa in geologia, sia il bacino idrografico, cioè la porzione di territorio che contribuisce a dare l'acqua ai fiumi che consideriamo in quello specifico territorio. Qua siamo stati costretti a ridefinire proprio questo concetto proprio perché non possiamo fare il passaggio diretto tra tante missioni nel nostro territorio, quindi questo è già di per sé un indice della qualità dell'aria. Purtroppo il fenomeno è davvero molto più complesso, è stato accennato anche prima. Non abbiamo qua nel comune di Como centrali termoelettriche, però l'energia elettrica la usiamo. No? L'inquinamento o il carico di CO2, guardiamolo come ci pare, no? Per produrre l'energia elettrica che usiamo a Como, ricade, se facciamo il conto delle metà di emissioni, ricade su un'altra porzione di territorio. Il povero, tra virgolette, comune più piccolo che sta magari in pianura, che ha la grande centrale, no? Apparentemente sembra che abbia un carico emissivo enorme. No? Poi non è proprio così, tanto perché i grossi impianti, no? Perché si vede da sopra, si vedono questi impianti, perché hanno questi camini enormi, perché sono così alti? Perché più riusciamo a mandare in aria questi impianti, più questi si disperdono su un territorio più grande. Non vuol dire che non ci sono le emissioni, vuol dire che l'effetto è minore sul singolo punto, soltanto che poi il territorio coinvolto è maggiore. Tant'è vero, questo lo dico con battuta, i maggiori esperti di un po' di anni fa sui problemi della diffusione degli inquinanti, guarda caso, stavano nei laboratori dell'ENEL, perché un tempo era l'ente che inquinava di più. Allora come si risolvevano i problemi? Facendo i camini sempre più alti, ma fare un camino molto alto costava un sacco, quindi era meglio investire in laboratorio chiedendo a qualcuno qual è l'altezza giusta del mio camino affinché io possa rispettare i limiti al suolo e non costruire camini enormi che costavano non so quanti miliardi al metro. Quindi il passaggio da emissioni a qualità dell'aria purtroppo è piuttosto complicato, purtroppo, perché se fosse semplice il nostro lavoro, cioè che quello di chi fa il monitoraggio della qualità dell'aria, sarebbe molto semplificato. Detto questo, vediamo un po' i confronti tra Como, provincia di Como e Lombardia, almeno per gli inquinanti principali, almeno i rapporti relativi. Quello che osserviamo, anche questo è un caso al quale per esempio possiamo fare riferimento, se guardiamo la sola città di Como, abbiamo già detto, il trasporto su strada e le combustioni non industriali, che significa sostanzialmente impianti di scaldamento, la fanno da padrone nelle emissioni di CO2. Se guardiamo già la provincia di Como, cominciano a entrare in gioco molti processi produttivi, combustioni in alcuni impianti industriali, ecco che le torte si riequilibrano. Se andiamo a vedere addirittura a livello regionale, la situazione cambia ancora un po'. Poi PM10, perché parliamo di PM10? Visto che il tema principale è quello dell'energia e eventualmente del biossido di carbonio connesso, legato in qualche modo con i problemi dei cambiamenti climatici. Intanto, se vogliamo, anche per un solo fatto di cronaca, siamo appena usciti da un periodo di concentrazioni piuttosto elevate e quindi non dire nulla sarebbe un peccato. L'altro aspetto è che quando andremo a parlare poi di sorgenti rinnovabili dobbiamo anche valutare certamente se queste portano un beneficio ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra, ma non sempre ci portano un beneficio, almeno allo stato attuale della tecnologia, non sempre queste ci portano un beneficio sulla qualità dell'aria. Guardate come a Como il trasporto su strada sia la società prevalente, ma questo non è che ci sorprende. Qui non abbiamo solo nel trasporto su strada, non sono considerate
ai fini delle emissioni fiammellinici, le emissioni allo scarico, al tubo di scappamento, eh? Anche un'auto elettrica lungo la strada può sollevare un po' di polvere. Quindi qua parlando di polvere si intende l'insieme di tutte le emissioni, di tutti i prodotti, nel movimento dell'auto, quindi dallo scarico ma anche all'usura, ma anche alla risoluzione di polvere. Fetta riguardante la combustione nucleare è ancora molto importante. Se andiamo in provincia di Como, questo è molto interessante, la fetta legata alla combustione non industriale aumenta in modo significativo, mentre abbiamo visto che per la struttura aumentava parecchio il contributo dell'industria alle emissioni di CO2, qua c'è, ma non è così rilevante come magari ci saremmo aspettati in prima battuta. Per quanto riguarda poi invece il contributo regionale, la combustione non industriale è un aspetto importante, il traffico pure, ma vediamo che c'è una ridistribuzione anche su altre sorgenti. Precursori dell'ozono. Scusa, potresti per piacere dirci, che cosa c'è nel PM10? C'è di tutto e di più, ma perché noi parliamo sempre di PM10, ma non so quanti sanno che cosa c'è nel PM10. Ecco. Domanda assolutamente, oltre che legittima, assolutamente importante. Da pediatra te lo chiedo. No, assolutamente significativa. Tanto è vero che, scusatemi, qualche battuta la devo fare. All'interno dell'ufficio noi non diciamo che il PM10 è un inquinante, diciamo che è un universo di inquinante, perché parlare di polvere, ma di che cosa è fatta sta polvere? Ecco, qua qualche differenza si vede su varie parti del territorio, perché se la polvere fosse fatta solo da la polvere che risolleviamo in un campo arato, è un discorso. Se invece la polvere è costituita, che so, a un'alta percentuale di metalli pesanti, e caspita, gli effetti cominciano a essere diversi. Se a causa di determinate combustioni ci possiamo trovare dentro di questa polvere alcuni composti cancerogeni, e questo è un altro discorso ancora. Adesso, per semplicità di racconto di oggi, non riporto tanto sul problema della composizione del particolato. Se entrate sul sito di Arqua Lombardia troverete diversi studi di approfondimento proprio legati alla determinazione della composizione del particolato, e da questo anche noi li facciamo perché sono davvero importanti. Sono importanti non solo gli aspetti sanitari, cioè quelli, è il motore primo per cui ci si muove in questo caso, no? Ma perché andando a studiare che cosa c'è dentro riusciamo a capire quali sono le sorgenti per ogni specifico composto, o quantomeno per classe di composto. Ma su qualcosa qui ci ritorniamo. Allora, precursore dell'ozono, cito molto rapidamente, perché questo è un altro dei problemi che abbiamo in questo territorio. Non abbiamo sorgenti che emettono direttamente ozono, l'ozono è inquinato tipicamente secondario che si forma a partire da tutto ciò che è stato emesso prima e si forma in aria, e qua vediamo che il trasporto su strada è un macro settore assolutamente rilevante, ma abbiamo alcuni settori, alcune attività industriali, in particolare l'uso di solventi che emettendo composti organici volatili, questi nel periodo caldo favoriscono la formazione dell'ozono partendo da composti organici volatili e in particolare ossidi di azoto emessi dal traffico. Anche sugli emessi mi interessa spendere almeno una parola, che è la dominanza per questo inquinante degli ossidi d'azoto, ma gli ossidi d'azoto non sono un grandissimo problema se guardiamo solo loro ai fini del rispetto dei limiti di legge, ma sono importanti per un'altra conseguenza che tra poco vediamo. Torniamo al nostro PM10 per combustibile, qui già qua, questo grafico qualcosa ci comincia a dire. Se guardiamo le quantità di polveri emesse, in questo
caso in termini percentuali, Como, provincia e Lombardia, tra le sorgenti prevalenti, vediamo che per combustibile i veicoli diesel, il gasolio si intende di impianti di scaldamento a gasolio, i veicoli diesel danno un contributo che tutto sommato ci aspettavamo che fosse elevato, un po' più a Como perché magari calando altre sorgenti, il traffico a Como è una sorgente importante, quindi percentualmente aumenta, ma quello che vediamo sono l'effetto delle combustioni da biomassa, che indipendentemente dal territorio cominciano a essere importanti nelle emissioni di PM10 su tutto il territorio regionale. Ho voluto sottolineare qua anche la componente usura delle parti meccaniche che deriva sostanzialmente dal traffico, e quello che è interessante è che adesso i motori allo scarico interno di PM10 magari mettono meno rispetto a quanto riescono a risollevare o per le particelle di origine meccanica che producono per usura. Allora il traffico non si capisce, conta o non conta? No, certo che conta, la differenza è che le emissioni specifiche di un singolo autoveicolo rispetto a quello che avevamo qualche anno fa sono decisamente migliorate, no? Il fatto è che i veicoli non abbiamo uno, ma ne abbiamo qualche milione, quindi è il totale che ci fa preoccupare per quanto riguarda il traffico. Qui legna e altre sorgenti, in particolare il traffico, vedete che la legna, l'utilizzo della legna allo stato attuale contribuisce addirittura di più di quanto possono essere l'insieme dei veicoli diesel più l'usura delle parti meccaniche delle automobili. Questo è un dato medio in Lombardia. Almeno una parola spendiamo sul contenuto, cosa c'è dentro nel particolato. Facciamo riferimento al benzoatilene, che è noto cancerogeno, però è anche normato, quindi portiamo solo il benzoatilene perché è normato. Vedete come il contributo del combustibile da biomassa rappresenta praticamente i tre quarti. Il pellet è dentro lì. Il pellet è dentro lì, sì. Ma ci arriviamo. Ecco, la combustione di materiali lignocellulosici è responsabile più del 90%, se mettiamo dentro tutto, delle emissioni di benzotilene. Quindi per rispondere in parte quantomeno alla domanda fatta dalla signora, il pellet, vediamo com'è. Non è esplicitato, lo vediamo tra poco sulla base di altri grafici, questi qua. Ecco, già qua qualcosa magari ci può dire. Allora noi possiamo avere il nostro caminetto, piuttosto ne abbiamo già, che impianti di una certa dimensione che usano biomassa o per produrre energia, emissione elettrica, o anche per produrre calore. Quanti mettono? Quindi abbiamo tre impianti della Valtellina. Qua per unità di energia prodotta, di energia utile, quanti grammi di polvere vengono? Parliamo di fattore che sono di 4-5 grammi per ogni gigajoule di energia prodotta. Di nuovo, abbiamo qualche problema a capirlo questo dato secco così. Confrontiamoci con gli apparecchi di piccola dimensione. Fattore di emissioni per una stufa a legna tradizionale 480, cioè contro 4,6, cioè una stufa a legna tradizionale a parità di energia, ovviamente, riesce a emettere fino a 100 volte di più di un grosso impianto a legna. Una stufa a pellet decisamente va meglio rispetto a una stufa a legna tradizionale senza nessuno verifica, però comunque mette a parità di energia 20 volte di più. Un impianto a gasolio, che è un combustibile che si cerca adesso di utilizzare meno nel tempo, si è sempre utilizzato meno perché aveva delle importanti conseguenze sulla biossido di zolfo, e questa battaglia in qualche modo è stata vinta. Ormai il biossido di zolfo non rappresenta un significativo
tuo problema. Allora, un impianto importante a legna a parità di energia prodotta produce emissioni di PM10 equivalenti a quelle di un impianto a gasolio. Un impianto a metano 20 volte meno. Questo cosa significa? Dobbiamo quindi pensare che adesso la legna diventa il nostro prossimo tabù? No, questo non è, a mio parere, il modo giusto di affrontare il problema, perché dobbiamo sempre guardare le cose nel loro insieme, da tutti i punti di vista. La legna è sì una risorsa rinnovabile, quindi si può dare certamente dei vantaggi, ci aiuta sicuramente ai fini dei cambiamenti climatici, perché come risorsa rinnovabile tanto bruciamo, tanto piantiamo, le piante si riprendono la CO2 che ha buttato fuori quando l'abbiamo bruciato, quindi se non ha proprio impatto zero, sicuramente possono avere un impatto basso ai fini dei cambiamenti climatici. Il problema è che la tecnologia attuale, e se non la miglioriamo, ci porta delle conseguenze importanti ai fini della qualità dell'aria. Questo è il messaggio che mi interessa maggiormente qui, ok? Cioè è una sostanza innovabile che può esserci utile, ma bisogna fare ancora un po' di sforzo dal punto di vista tecnologico per essere tranquilli e poter utilizzare con benefici per ai fini dei cambiamenti climatici. Andiamo a vedere, e anche qui arriviamo a un altro messaggio che mi interessa riportare, questo andamento in particolare del PM10 nel corso dei 20 anni. Qua vediamo che se prendiamo come, se prendiamo erba che più o meno fa parte dello stesso bacino, Cantù, abbiamo preso queste tre stazioni, nel tempo, a partire dalla seconda metà del primo decennio 2000, si è cominciato a osservare un calo delle concentrazioni, con un valore limite di 40 micrometro cubo cominciamo a migliorare. Ciò accade allora molto rapidamente, più o meno dappertutto. Questo è quello che è successo quest'anno e si vede che grosso problema l'abbiamo avuto negli ultimi mesi del 2015. Quindi stiamo migliorando sì sul limite annuale delle concentrazioni, qualche problema ancora ce l'abbiamo invece sul numero di superamenti, quindi strada bisogna farne ancora molto, perché non possiamo superare i limiti di 50 micrometri cubi più di 35 giorni in un anno, e lo superiamo ancora un po' abbondantemente. Questo era l'andamento proprio di questi primi parte dell'anno rispetto agli anni precedenti, stesso periodo, si parla, va sempre peggio, no, sempre peggio, no. Abbiamo avuto un anno particolarmente difficile, faccio una battuta, no? Vogliamo la qualità dell'aria sempre più pulita e gli sforzi si stanno facendo. Il problema è che i miglioramenti sono graduali e abbiamo un po' accennato al fatto che è un problema generalizzato, non è che a Como abbiamo una situazione particolarmente critica rispetto ad altre parti, però ricordiamo una battuta che è stata fatta. Il fatto che magari il nostro carico emissivo è alto o basso e l'intervento sul nostro piccolo territorio, per quanto possa essere, apparentemente potrebbe non portarci un effetto, ciò non ci deve esimere da dare il nostro contributo, perché è l'insieme di tutti i contributi che potrà darci un miglioramento, perché proprio che PM10 in particolare si sta passando grosso modo da 1 a mezzo microgrammo all'anno. Poi c'è la variabilità stagionale. La notizia negativa, se vogliamo, invece sull'ozono, che si sta lavorando, ma sull'ozono trend non se ne osserva. Quindi la conclusione è: ci può aiutare, abbiamo spazio per migliorare sulla qualità dell'aria, ma anche ai fini dei cambiamenti climatici. La legna è davvero una risorsa rinnovabile, sì, lo è, però attenzione,
ci dobbiamo lavorare ancora tanto, non solo nella sua diffusione o meno, ma soprattutto dal punto di vista della tecnologia. Un grande impianto, quando impianti hanno una determinata dimensione, sui grandi impianti possiamo pensare di mettere dei presidi per abbattere l'inquinamento a camino. Il problema sui piccoli impianti, questo non lo possiamo ancora pensare, dobbiamo migliorare proprio il modo di bruciare e migliorare la tecnologia di questo.